Tornano a mani vuote le Amaranto dalla trasferta ligure. L'Arezzo calcio femminile perde 2-1 in casa del Genoa, vanificando la possibilità di conquistare il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio a Cesena e la vittoria con la Puglia Trani. Le liguri sbloccano il punteggio già al settimo grazie al gol di Bargi. Zazzera prova a rispondere con una conclusione al volo che termina sopra la traversa. Nel secondo tempo Razzolini prima centra all'incrocio dei pali, poi impegna Macera su assist di Cortesi. Attorno all'ora di gioco Bassano raccoglie un rimpallo in aria dal dischetto e non sbaglia per il pareggio delle Amaranto. Ma al 77esimo gran gol di Bettalli che dal vertice dell'area destra fa partire un gran tiro che si insacca sul secondo palo. Il Genoa porta così a casa l'intera posta in palio. Male per le ragazze che l'ho vista dispiaciuta, male per tutti perché comunque sia Canova che oggi almeno il pari il risultato più giusto, sicuramente il pareggio, perché per quello che l'Arezzo ha dimostrato per i 90 minuti credo che non ci sia nulla da dire, ma poi rimangono sempre gli stessi commenti, non va di essere scontato, quindi abbiamo perso, cercheremo di analizzare dove possiamo migliorare e continueremo a lavorare come sempre abbiamo fatto, come tutte le settimane, come in questi mesi. Ci sono rimaste 9 partite, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e cercare di portare a casa i risultati più importanti in tutti i campi, in casa e fuori, cercando di continuare a proporre prestazioni come quelle di oggi, sperando che poi a lunga la prestazione porti anche il risultato. Sono contenta perché il lavoro paga sempre e cerco di mettermi a disposizione della squadra quando ho l'opportunità. L'ho fatto, lo sto facendo. Oggi è andata, abbiamo perso, ovviamente il risultato positivo della scorsa volta non ci ha portato, non ha cambiato la situazione, ma questo lo sapevamo. E adesso ci saranno degli scontri diretti dove dovremo per forza portare a casa 3 punti e salvarci.